Non è vero, sì, il concetto, il vecchio concetto romantico, che il poeta è un profeta, che il poeta è un piccolo dio in terra. Non è vero, il poeta è un uomo comune, un uomo come voi altri. Un poeta avrà soltanto la possibilità di poter dire quello che sente. Guardi, il tuo cuore siete più ricchi del mio, avete più sentimenti del mio, potessimo dire e scrivermi più poesie di me, con più anima, con più sentimenti e con più calore, ma queste cose restano nel tuo cuore e non le potete dire. Un poeta ha l'unica facoltà, se è un privilegio, questo, qual è? Chi gioca, chi sente, unisce. Quando lui era adolescente lavorava in questa salumeria del padre e qui lui dormiva e sostiene che lui al lume di candela componesse i suoi primi versi. Ma loro avevano sempre la casa anche a Bagheria, però mio padre amava qua. Diceva, ah, io Palermo, non te abbraccia. Che mi contate? Io poeta faccio, c'è aria di tempesta, usaccio, avido, un maruso sate scogli, un cielo avvampa. Che mi contate? Io a pace amo, e sta casa mi faccio mare, con Palermo in te brazza, i montagni in testa e la cedda che passano e salutano. Questa montagna, quando mio nonno ha comprato, era tutto completamente abbandonato, la strada non c'era, c'era un viottolo che veniva percorso solo dai pastori e dai cacciatori. Si sentiva quando mio nonno stava scrivendo perché mio nonno al contempo recitava e nel recitare si fermava e provava diverse soluzioni. In pratica mio nonno si trovava a un bivio, a questo bivio si prospettavano diverse direzioni, quindi la ricerca della parola avveniva attraverso una scelta che era frutto di una riflessione, di esclusioni e anche dell'ascolto da parte sua, dell'autoascolto. Lui amava la solitudine per scrivere e sì, gli piaceva anche avere la casa vuota spesso o con poche persone silenziose. Il silenzio. Silenzio
aiuta l'uomo a pensare, soprattutto. Il silenzio aiuta l'uomo a meditare. Ma il silenzio anche parla. Andiamo a fare questa passeggiata a Mazzarino. A Mazzarino. Tu riscordo. A Mazzarino. Era di Mazzarino. Tu riscordo, bella. Chi faceva a Mazzarino se travaglio non ce n'era? Vinne. Sur Ferraro. Feci sciopero una volta. E lo misero in galera. Tu riscordo sur Ferraro. Non perde mai interesse per la vita se è poeta. Non perde mai interesse per la vita perché gli interessa tutto. Perché cambia ogni momento. Perché il poeta si sente parte di tutte le cose, delle foglie, degli alberi, del tavolo, di tutto ciò che è natura. Se al momento che al poeta mancano questi interessi, è finito. Sto leggendo una cosa così bella qua. Dunque, è difficile capire la gioia di un poeta vicino ad una persona che non lo conosce, mentre lui freme per impastarla, per spremerla, e lo fa parlare senza che la persona se ne accorga. Della Sicilia dice: è una madre che amo e che mi tradisce per costrizione. Se non ci fossero i poeti non esisterebbe il mondo, perché il poeta è la vita e la vita è poesia. Adesso quando declamava, amava a un certo punto il verso decisivo, la parola decisiva, iterarla sino all'ossessione. Era un uso musicale della parola, estremamente raffinato. E questa iterazione finiva davvero per ipnotizzare, nel vero senso della parola, l'uditore. E finalmente alla fine dell'iterazione finalmente andava, aggiungeva la parola nuova, e questo assumeva una magia. Era un poeta, era un grande attore, ma era un grande musicista da questo punto di vista. Sapeva gestire l'enfasi, il piano, la pausa, l'attesa, la ripetizione, il silenzio, l'urlo e la mimica, la gestualità di Ignazio, senza la quale non poteva esistere la sua poesia. Io adoravo questa sua complessità di artista. Maledetta da notte, e l'acqua di lo piave, e le bombe, le cannone, le luci, e l'odio, e le preghiere, e le lamenti, maledette. Era così bello tuo figlio, era così bello tuo figlio, lo vitti all'alba, con la faccia in bianca, di piccinino ancora addormentato, che era bello tuo figlio. Paria, paria da sopra l'erba, l'avessero posato le tue mani. Adagio, un momento, a direzione, per cui dirci in giù. Pari aspettasse un fascio di giorni. Ma tu non c'eri, mamma tedesca, quando non protegare al nonno male. Non c'eri a scavare la fossa con la pala. Non c'eri quando ci toccai la mano fredda e ci spusciai di davanti all'occhio un ciuffo, un punto di capelli biondi
non c'era a vedere come la terra se lo mangiava picca picca. Un dito, una mano, un braccio e l'ultima palata. E l'ultima palata, la terra che cresce e fa la carne terra. Io e mio padre eravamo nella circonvallazione del paese di Codogno, vediamo dei carri armati venire, mio padre dice buttiamoci nei fossi perché lì c'è tanta acqua, c'era un fosso proprio subito dopo la strada. E lui mi ha buttato lì perché aveva paura, dice adesso prendono anche noi, ci mettono, perché non era un solo carro armato, ma erano quattro carri armati uno dietro all'altro che scappavano, andavano verso la Germania evidentemente. E mio padre mi ha buttato giù e poi si è messo sopra di me, e questo è il ricordo, diciamo, del suo grande amore, del suo grande affetto che aveva per me. E mia madre lo rimproverava sempre: dove la porti, dove la porti. Effettivamente, ma non che mio padre volesse, amava tenermi accanto, questo. Che mi arrestarono diverse volte. Ecco, perché ti arrestarono? A Codogno ha fatto bello. Mi arrestavano perché ammazzavano qualche fascista e pensavano che ci fosse la mia mamma. Benissimo, e poi sei ritornato. Pensavano la verità, ormai lo possiamo dire. Alla fine della Resistenza, quando i partigiani occuparono la provincia di Milano, e in particolare Codogno, mio padre venne incaricato, in quanto partecipe del Comitato Liberazione Nazionale Arte Italia, lui venne incaricato di dirigere e sorvegliare sostanzialmente il carcere di Codogno, dove i partigiani avevano messo i loro prigionieri, sia fascisti che tedeschi. In quel carcere era stato messo anche il federale di Piacenza, che era stato linciato dalla gente. Quindi si trovava nel carcere molto malandato, ferito sostanzialmente, in pericolo di vita. La notte si lamentava e mio padre, dimenticando di essere il custode dei prigionieri, lo dico dimenticando tra virgolette, lo fece fuggire. Lo primo domaio, la musica antise, di fora sonare, e all'uomo vicino che ancora dormia, lo potolo forte, casusit ture, la musica suona, le cause vinne. E disse a mio figlio, la coppola nuova, sto giorno tenzaio, che porta speranza, lo primo de maio. E lei è un sopravvissuto, c'era qui. Ma come? Se io allora avevo 22 anni, ragazzi, vuol dire noi abbiamo salito assieme con quei caduti cantando lì dai laboratori, ma loro non sono più tornati. Tanti anni a sapere chi è stato a fare questa strage. Poi è venuta tutta l'Europa, sono venuti americani, inglesi, sono venuti tutti qua per portare la Ginevra. E noi quello che ci abbiamo detto è di leggere quella frase di Buttita là. Perché Buttita è stata grande, sapeva quello che diceva, sapeva quello che doveva dire e nessuno ci poteva mettere un qualche tacca di... E non di me. Dopo 80 anni entra a Purtetta. Entra a Purtetta. Sparavano da lì. Guarda, sono quegli alberi là sopra, sì. Eravamo messi sotto gli alberi dove c'è quella pietra, là era la pietra. I regime due ramiche hanno passato sopra di noi, perché se avessero noi colpito le prime due ramiche, perlomeno erano 3-4 morti. Poi ne ammazzavano di più. A tutti, perché loro sono venuti qua per ammazzare a tutti. Perché certi dicono, no, sono venuti là per spaventare. Come spaventare? Abbiamo 11 morti più del tetto spinto. Spaventare. Perché io, quando è caduto quello Giorgio Cosenza vicino a me, io non credevo che lui, per esempio, era colpito dalla mitraglia. Perché io, quando hanno cominciato a sparare, capivo che era una festa. Ho detto, ma può darsi che l'hanno fatta quelli di San Giuseppe Ato, quelli di San Ciperrello. Poi cade lui, ancora non capivo che sparavano. E vado per aiutarlo, quando ho visto quel sangue a terra, che lui è stato colpito al cuore. Sangue, siccome loro sparavano con le mitragliatrici Breda che perforavano l'uomo parte a parte.
perciò figurati che armi avevano. Erano armate bene. Io non ho potuto reggere quel sangue perché capivo che loro ci dovevano tornare a ammazzarci a tutti. Noi non possiamo dimenticare, perché ogni volta che veniamo qua, come fosse che abbiamo quell'illusione, quegli occhi che di quella strage. Lui comincia il lamento per la morte di Torino Carnevale. Angelo era e non aveva l'ali, no? E io dico, Angelo non era Ignazio Buttitto, però aveva l'ali. E quando recitava le sue poesie ci faceva volare. E appunto, per esempio, in questo stava anche la sua dimensione popolare, che la sua poesia poteva essere letta. Ma come ha scritto Roberto Leidi, trovava la sua verità quando il poeta la leggeva in piazza davanti alla gente, cioè la riportava al suo ruolo antico di canto collettivo. Il pubblico me lo porta dove voglio. Se dico che deve piangere, deve piangere. Se dico che deve ridere, deve ridere. Io guardo il pubblico prima, basta guardare il poeta, questa è capacità. No? Il poeta ha questa capacità di guardare una persona e sapere chi è. Se tu vuoi sapere chi sei, tu, tuo padre, tua madre, la tua famiglia, come vivi, che cosa pensi, io te lo posso dire, tu dici, ma come fai? Dagli occhi, attraverso gli occhi. Lui riusciva ad ottenere il silenzio dalla piazza, magari anche iniziando con discorsi anche un po' aggressivi. Io temevo che ci potessero essere contestazioni certe volte, perché ero piccola e appunto ero bambina, mi ricordo all'inizio, poi capii che invece la cosa funzionava molto bene. Ma ecco, il genere di discorsi aggressivi era: ma che cosa si vende in questo paese? Il giornalaio vende Grand Hotel, eccetera. Voi cosa leggete? Era divertente vedere Ignazio che alla fine delle proprie declamazioni in piazza aprire la valigetta con un po' di copie dei suoi libri e venderle, oltretutto scrivendo dediche meravigliose che sarebbe bello oggi raccogliere. Credo che Ignazio abbia composto milioni di dediche, quasi sempre in rima baciata, o se non erano in rima baciata c'era sempre un pensiero poetico interessante. Ma io trovo quasi sintomatico di una integrità intellettuale il fatto che poi i suoi libri se li vendesse da solo in un modo molto semplice, insomma, senza falsi pudori. Avevamo noi? Avevamo da un lato i braccianti e dall'altro lato i minatori. Questo era quello che il lavoro che avevamo. E vi potete immaginare. Uno, la riforma agraria che è fallita. Secondo, questi poveri minatori che stavano 12 ore sottoterra e venivano pagati niente praticamente. Lì me lo ricordo che andavamo e portavamo noi. Mio padre ha riaperto il negozio, naturalmente, aveva i magazzini, però prendevamo un provolone piuttosto fresco, non tanto, diciamo, duro, perché i poverini dovevano mangiare, e andavamo. E stavamo lì quasi tutto il giorno, stavamo lì, perché arrivavano notizie da giù, c'era chi cercava di parlare, insomma. Almeno sapevamo che stavano laggiù e mangiavano, perché altrimenti, ma che adesso a dirle ora queste cose uno non neanche ci può credere. Vi volevo dire ora, che voi già non lo sapete, che sino a 20 anni fa, da Sicilia avevamo 85 miniere di zolfo. Queste miniere di zolfo sono profonde
fino a 5.000 metri. E se ci scendeva, chi scalona andava a terra. In queste maniere lavoravano gli zolfatai e lavoravano i carusi. I carusi di 8 anni, 9 anni, 10 anni, facevano, ci caricavano 50 kg, si mettevano delle spade e facevano 1.000 scaloni. Duri, mucauri, senza sole, senza luce, arrivavano morti. Piccoli da 8 anni, 9 anni, 10 anni. Avevano 10 anni e capissero che avevano 100 anni. Che vecchi di me. Madre, che mannate le figlie alla soffara. Io che domando, perché alle vostre figlie ci fatite l'occhio se non possono vedere lo giorno? Perché ci facete le pede se camminano a gran cicune? Non le mannate alla soffara. Se pane una vite, scippatevi una minna, un pezzo di mascida per saziarle. Desiderateci la morte piuttosto. Meglio un morto mezzo la casa, sennicchiato su un orlo di sole arrepezzato, che lo potete piangere e stareci vicino. Meglio un morto consato, su un letto poveretto della vostra casa, con la gente che viene a vederlo e si leva la coppola mentre giace. Meglio un morto d'incia che ha brutecato su dalla soffare, con vuote sopra la terra a chiancere, a raspare con l'ugna, a mangiare per le pece, a sentire un lamento, a sentire un lamento e non poterci levare d'incordo le pece che le scappassero. Facetele le sorfaro le figlie, facetele le sorfaro! Facetele le sorfaro le figlie! Molto, perché ha visto i bambini lavorare nella zolfara e scioperare e stare là sotto. Tu riscordo sorfararo, abbe tanti a Mazzarino. Colo geno di Lusuli, s'avventura lo destino, che faceva Mazzarino, se travaglio non ce n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera. Molte poesie di Ignazio sono appunto dedicate alle donne, perché lui, diciamo, amava le donne, amava la vita. E io ricordo alcuni versi. I femmine camminano sicure, si credono vestute e invece sono nure. Noagi, ispugliamo con l'occhio. L'occhi hanno pure i renti, scagliuna come i cani, e in te carne delle femmine fanno orge di pagani. I femmine camminano sicure, si credono vestute e invece sono nuove. Il rapporto con le donne, con il sesso, con la natura, con i sapori, era famelico, era egolatrico. Lui era un uomo molto coinvolto nei drammi, nelle ingiustizie della società, ma soprattutto era coinvolto nei drammi e nelle necessità dell'universo Ignazio Buttitta, insomma, no? E questa era la sua dimensione umana e probabilmente anche poetica. Se non fosse stato così eccessivo non sarebbe stato Ignazio Buttitta, se non fosse stato così volatile
anche sul piano sessuale non sarebbe stato Ignazio Bottito. Mio padre e mia madre si amavano moltissimo. E tuttavia erano due personalità completamente diverse. Appartenevano a mondi culturalmente diversi. Mia madre sostanzialmente era giudea fino alle unghie. Mio padre invece, contrariamente a quello che qualcuno racconta, era ateo e ateo è rimasto fino all'ultimo dei suoi giorni. Da questo punto di vista, diciamo, avevano due rappresentazioni del mondo e della vita completamente diverse e polemizzavano spesso, polemizzavano di continuo, però quando stavano per rompere, in realtà poi tu, dopo pochi minuti, li ritrovavi di nuovo d'amore e d'accordo. Diciamo quindi che a tuo padre le donne sono sempre piaciute. Certo, e poi dice, è appunto che la vita offre più gioie che dolori. E se tu sei arrivato a questa età di 86 anni e passa e ancora provi piacere, puoi farlo. E come si può dire che la vita è brutta? Gli uomini, come Ignazio sapeva bene, vanno giudicati soprattutto per quello che fanno, per quello che producono. E quello che Ignazio ha fatto e ha prodotto è un tesoro. L'ultimo messaggio, forse il più nascosto nel codice della sua poesia, è la fiducia nell'uomo. Ignazio aveva una grande fiducia nella figura umana. I Voci dell'Uomini sono un inno a questo. Quindi è una poesia che la sua, che nasce e si nutre dei temi storici degli anni in cui lui è vissuto, quindi una poesia legata a doppio filo con la cronaca politica, sociale di quegli anni, ma stranamente eterna, stranamente valida per sempre. Questa è la magia della sua formula poetica. La vita all'alba la paghi, grapere le finestre dello mondo con la magia della sua potenza. Paci, che te soccai la prima volta, dincia lo petto bianco dei mamati. Paci, che te leggi tra l'occhio d'Ida e te gustai alle prime baciate. Paci, che mi insegnaste con la mano a muovere le piedi ad uno. Paci, che mi rospiglia lo mattino e mi porta lo sonno della sera. Paci, che tutto dai e niente vuoi, abbraccia dello mondo e lassa mia. Copri dalle bianche di colomba il cielo di ogni terra. Scriverla cantando, ma ho la chitarra scordata e la voce catarrosa, sarebbe una sonata ai sordi. Vero che è meglio cantare male che piangere bene, ma come faccio? Vorrei scriverla cantando la mia vita, una serenata. L'intenzione è buona, ma mi accorgo che gli strumenti ci vogliono tutti. Ci vuole l'organo, il violino, la tromba, anche le campane. La chitarra non basta. La vita non è soltanto rose e fiori, è un romanzo al giorno, cantato in do minore e in do maggiore. Se fosse coricarsi la sera ed alzarsi la mattina, addormentarsi bambino e svegliarsi vecchio, la canterei in 3 minuti, senza pensare all'altro ostacolo,
quello di non poter dire tutta la verità. Voi altri vorreste il cuore della lattuga. Io posso darvi appena le foglie. So che le foglie non servono, che la sostanza è nel cuore, ma il cuore della lattuga non si dà a nessuno. Non lo offro io e nemmeno voi. Mettiamo il ferro alla porta. Ed è giusto, giusto. E non possiamo chiedere perdono a nessuno, perché nella vita di ogni persona c'è un fatto, un gesto, un particolare, un pensiero che da solo basterebbe a disonorare per sempre. Una macchia che offende la coscienza, una delle tante ragioni, questa che impedisce a conoscere l'uomo. Un poeta da 80 anni la prima cosa che pensa, la prima cosa che pensa è che se ne va a dire, che deve partire. Che la vita è un fiume. La vita è un fiume d'acqua, è tutto volano su questo fiume d'acqua. Poi arrivavamo sul fiume, sbocca, in tuo mare, e restiamo tutti insomma. Insomma, c'è chi ci sta più picca, c'è chi ci sta più sa, c'è chi ci sta per tutta la vita, c'è chi ci sta in eterno. Perché l'uomo e tutti gli uomini, parlo di tutti magari, dei più poveri, degli umili, di quelli che hanno meno cultura, meno esperienza di vita, ognuno un segnale lascia. Dopo un vuoto, usiamo un po' mare e restiamo a galla. Basilico, e ti porta la